Il fiume Calore Catanagro è un poco più particolare perché, a differenza di altri fiumi, è un corso d'acqua artificializzato da Buon Abitacolo fino a Polla, qui ci sono gli argini laterali, quindi è stato rettificato nel tempo. È molto fragile da questo punto di vista perché gli argini possono in terra, chiaramente, quindi essendo in terra hanno una durata limitata nel tempo, sono facilmente soggetti a crolli, a erosioni spontanee e quant'altro. È un fiume fragile anche perché è l'unico collettore che abbiamo nel Vallo di Diano. E questo fiume è fragile anche perché da 20 anni che non si ci mette mano seriamente, le vasche di Ponte Cappuccini, Mesole, di Polla sono completamente riempite, se uno si affaccia quindi vede solamente degli alberi e quindi per esserci degli alberi, questa è la testimonianza che parliamo di 15-20 anni di mancata manutenzione nel fiume. Abbiamo fatto qualcosa con la mia deputazione precedente, quindi quando mi sono insediato come presidente, ma abbiamo fatto degli interventi così di polizia, con SMA Campania. Questi interventi invece che adesso andiamo a realizzare con questo progetto che ci è stato finanziato sono interventi che hanno una grande valenza ambientale. Perché ambientale? Valenza ambientale perché ci consentono di mettere mano nel fiume con opere strutturali. Dobbiamo svuotare queste vasche, dobbiamo togliere l'argine, che circa un chilometro di argine, quindi una barriera vera e propria che c'è all'interno del fiume, da Ponte Mesolo a scendere giù, e quindi parliamo di opere molto importanti. Dobbiamo fare dei lavori di sistemazione spondale a Polla, tanti altri lavori di ripristino di briglia, comunque opere che servono per elevare il livello di sicurezza nel Vallo di Diano. È un primo passo, io non mi illudo e voglio essere insomma franco anche con il territorio, non è che noi risolviamo tutti i problemi, però abbiamo messo la prima pietra per poter portare avanti un discorso di riqualificazione fluviale.